Buongiorno e benvenuti di nuovo all'Ion Bull Academy. Oggi continueremo il nostro corso basico sulla piattaforma di eToro e sul trading. Gli altri giorni abbiamo studiato il portafoglio e la lista dei preferiti. Oggi continueremo con la bacheca, con la sezione notizie. D'accordo? Ma prima di tutto volevo farvi un po' capire cosa sono questi tre bottoncini qua sopra. Il primo è per scrivere esattamente come in Facebook, per fare un Per scrivere notizie, opinioni, analisi che avete fatto voi o condividere link che vi interessino qua. Scrivete quello che vi interessa, date a pubblicare, potete anche caricare foto e automaticamente appariranno qua nella bacheca. D'accordo? Il secondo è per condividere al di fuori di eToro, per condividere negli altri social network, nelle altre reti sociali. D'accordo? E anche sulle mail. O puoi anche prendere ti può anche venire un link e poi puoi condividere con chi vuoi, d'accordo? E l'ultimo sarebbero i comunicati, sarebbero quando ci sono delle notizie importanti su qualche attivo che state seguendo o che avete nella vostra lista preferiti, o anche persone che state copiando o Popular Investor che ci sono qua vi appariranno tutte le notizie che sarebbero importanti. Anche come qua, per esempio, se c'è qualche webinario, qualche video informativo, anche vi apparirà qua e vi dirà come potervi sottoscrivere a quel video. Ok, allora cominciamo. La sezione bacheca. Avete la bacheca generale, dove ci sarà scritto in tutte le lingue verranno tutte le notizie che potete tradurre. Come potete vedere, siete su Traduci e potete tradurre le notizie e le opinioni e i link che condividono altre persone su questa piattaforma. Poi avete anche i post salvati, se vi piace qualche tipo di notizia potete salvarla per vederla più avanti. Qua avete i Popular Investor, gli inversori popolari, che sarebbero questi che hanno quale. Select sarebbe che hanno già tantissimi copiatori ed è da tanto che sono su eToro e hanno buoni risultati, più o meno tutti. Cosa sarebbero queste sellette? Più avanti ve lo spiegherò, però è più o meno una forma che anche eToro vi pagherà se diventate uno. Poi più avanti vi spiego come funziona e come potete richiedere di diventare uno. D'accordo? Poi abbiamo l'ultimo, che sarebbe tutti i comunicati in italiano soltanto. Se vi interessa vederlo solo in italiano, ce l'avete anche qua. Così se non volete stare a guardare in tutte le lingue e tradurre, potete vedere solo quelli che ci sono in lingua italiana. Io consiglio sempre di guardare la bacheca generale, perché come avete il traduttore potete avere moltissime più informazioni, d'accordo? Vabbè, questo era la bacheca, la sezione di notizie. Come vedete è stato molto semplice. Se volete possiamo provare a fare uno. Per esempio schicciamo qua, scriviamo test di prova sulla bacheca. Poi schiacciate su pubblica e automaticamente arriverà sulla bacheca. D'accordo? Per esempio, andiamo pubblicato in italiano. Dovrebbe apparire in un attimo, forse qua si chiama noi. Beh, vedete, qua è apparso. Ok? Come vedete è molto semplice. Un'altra cosa che volevo dirvi, vedete questo qua che c'è scritto prima col segno del dollaro e poi il nome dell'attivo? Questo è se volete filtrare le vostre notizie o opinioni o vedere di qualcuno, questo sarebbe che esattamente questa notizia riguarda soltanto questo attivo qua, il Nasdaq 100, per esempio. D'accordo? Qua questa notizia riguarda tutti questi tipi di attivi che ci sono qua. Ok? Se volete fare voi una, soltanto dovete mettere il segno del dollaro e il nome dell'attivo, d'accordo?
Poi, se per esempio andate direttamente all'attivo in questione, per esempio se volete vedere soltanto un attivo, schiacciate qua e ci sono le notizie soltanto dell'attivo in questione. Ok? Come vedete è stato semplice. Più avanti spiegherò un po' come si leggono gli attivi, i grafici e tutto, ma per adesso è tutto. E spero vi sia piaciuto. Se avete dubbi, che non riuscite a capire qualcosa sulla bacheca, per favore lasciate nei commenti e vi spiegherò un po' più dettagliatamente. Dai, molte grazie. Ciao.